salve, bentornati al lungometraggio e bentornati alla rubrica Non dimentichiamo i grandi. Abbiamo di nuovo con noi Valerio Falcioni. Grazie, Ciao. bentornati a tutti. Valerio, molti telespettatori ci hanno mandato diverse mail con molte domande. Io te ne faccio qualcuna. E Speriamo che sia ci buona. chiedono quali sono due attori che hanno costituito una coppia molto affiatata nella storia del cinema italiano. Ma questa domanda detta così a primo impatto mi viene da pensare a due grandi attori che sono Paolo Stoppa e Rina Morelli, compagni nella recitazione e compagni anche nella vita di fatto. Quindi grande storia Una d'amore. grande storia d'amore oltre che Sì, artistica. oltre che artistica ovviamente. E quindi non sono stati solo attori. Sì, sono stati anche due grandi doppiatori, infatti hanno prestato la voce Paolo Stoppa anche a Kirk Douglas e Fred Astaire, due dignità hollywoodiane, e Rina Morelli invece può vantarsi di aver dato la voce a Doris Day, a Grace Kelly, addirittura in Caccia al Ladro, quindi Pensa. grandi, grandissimi attori. Grandissimi attori doppiatori. Sì, E hanno sempre recitato insieme o hanno avuto percorsi anche separati? diciamo che dovremmo, in questa puntata vorrei raccontare appunto proprio il loro percorso, sia in campo teatrale, perché loro collaborarono anche con Luchino Visconti su testi di Chekhov, Pirandello e Sì. Shakespeare, e sia in campo cinematografico. Infatti il primo film che li vede insieme è sicuramente La Corona di Ferro. Appunto nel 1942 invece recitarono il Don Giovanni, dove Paolo Stoppa interpretò Sganarello. E successivamente io mi ricordo il film Quartetto Pazzo del 1945, in cui furono presenti anche Anna Magnani e Gino Cervi, quindi anche i due grandi attori italiani. E Rina Morelli interpretò Monica, appunto, la sorella della protagonista Anna Magnani, mentre invece Paolo Stoppa interpretò un suo spasimante Filippo, il conte Filippo. E successivamente recitarono anche in Aquila Nera, l'anno seguente. Appunto il film si basò sul romanzo di Pushkin, scrittore russo celebre, e Paolo Stoppa interpretò un bandito, mentre invece Rina Morelli interpretò Irina, quindi un personaggio principale nella storia. Però dobbiamo dire che ad un certo periodo della carriera i due recitarono separatamente. Infatti mi viene da pensare a Miracolo a Milano, il film di Vittorio De Sica, in cui Paolo Stoppa portò il suo contributo e questo film ottenne grande successo, tanto che vinse il Festival di Cannes, quindi un Ah, festival quindi assai proprio. prestigioso. E successivamente, invece, nel film Stazione Termini, Paolo Stoppa nel 1953 affiancò Montgomery Clift, un'altra divinità hollywoodiana, e interpretò il ruolo appunto di un uomo che importuna le donne. Ma i due tornarono a recitare insieme, seppur Rina Morelli in un ruolo marginale, come nel film Il ritorno di Don Camillo, quindi Sì. nella prima parte degli anni 50, in cui Paolo Stoppa interpretò un ex gerarca fascista del posto e Rina Morelli una donna che prega. Quindi recitarono sempre insieme, anche se in ruoli ovviamente non principali. Mentre invece l'anno seguente fu la volta dell'Oro di Napoli, che vide sempre però Paolo Stoppa senza la compagna, Sì. questa volta, il film di De Sica, che fu prodotto da Ponti e da De Laurentiis, dove parteciparono fra l'altro Totò, Sofia Loren, Peppino De Filippo, Silvana Mangano, e lui fece la sua comparsa nell'episodio Pizzacredito, perché come sappiamo in questi film del neorealismo molti erano divisi in episodi. Sì. Mentre invece Rina Morelli contemporaneamente portò il suo contributo nel film Le diciottenni, in cui interpretò appunto una madre, appunto, la madre che sarà poi della giovane attrice Virnalisi, di cui abbiamo parlato nelle Sì, puntate le puntate precedenti. precedenti. E successivamente però andiamo negli anni 60, un film principale per me, che segna l'ascesa di Paolo Stoppa è sicuramente Era notte a Roma di Rossellini, dove appunto Paolo Stoppa interpretò il principe Antoniani, e questo film ebbe tanto successo perché vinse ben tre festival, due di Carlo Vivari e uno di San Francisco per la miglior Sì. attrice. E invece
possiamo dire che la collaborazione con Visconti continuò da parte della coppia, perché Stoppa recitò in Rocco e i suoi fratelli accanto ad Alain Delon, che è il protagonista. E io citerei anche un altro film importante, che è di Rossellini, un film storico, che è appunto Viva l'Italia, in cui si parla delle imprese di Garibaldi, e lui interpretò proprio Nino Bixio, uno dei suoi fedelissimi. Sì. Infatti la bravura di Paolo Stoppa fu la capacità, la sua versatilità nel recitare appunto ruoli sia impegnativi, ma anche ruoli comici anche di commedie precedenti. Che sì. Non è facile spesso recitare. Sì, non è facile spesso. La stessa Rina Morelli pure, anche lei colpì molto per la sua fragilità, appunto nei ruoli di donne fragili, per la sua estrema sensibilità, e questo si vede molto in teatro. E la coppia la vedremo in film alquanto celebri, come per esempio Il gatto pardo nel 63, uno dei miei film preferiti, in cui appunto lei, Paolo Stoppa, recitò Don Calogero di Sedara, mentre invece Rina Morelli recitò appunto la principessa di Salina a fianco a Burt Lancaster, altre divinità del cinema. Quindi sì, loro attori, non si sono, Paolo Stoppa e Rina Morelli, non si sono mai intimoriti di fronte anche alle grandi presenze appunto del cinema internazionale. Senti, questa coppia di straordinari attori hanno vinto molti premi cinematografici nella loro sì, vita, hanno vinto molti premi cinematografici. Paolo Stoppa, il film più celebre che molti ricorderanno, forse è Il Marchese del Grillo, in cui lui interpretò il Papa, che giocò l'ultimo scherzo proprio ad Alberto Sordi, il Marchese, vero. E questo gli valse appunto il Nastro d'Argento come miglior attore e un protagonista. Lui aveva vinto anche un altro Nastro d'Argento, ne vinse due, sì. E infine dei premi alla carriera, come il Ciak d'Oro e sempre il Nastro d'Argento alla carriera. E lui il Ciak d'Oro lo vinse anche appunto alla carriera, dopo anche il film Amici miei atto secondo, in cui interpretò lo strozzino. Sì, che fu colpito dalle malefatte appunto della banda di Tognazzi, Adolfo sì. Celi. Mentre invece Rina Morelli vanta due premi prestigiosi importanti in campo teatrale, perché come abbiamo detto appunto prestarono appunto le loro, recitarono in regia di Luchino Visconti, anche come lo zio Vania, no? Che le valse il premio San Genesio, appunto, che sì. lo vinse per ben due volte, che è un premio molto importante in campo teatrale. E quindi questo, diciamo, hanno vinto anche in anni dove c'erano anche grandi attori come Alberto Sordi, Mastroianni, che all'epoca non era facile per non gli era attori, facile. Altri attori trovare sì, degli spazi. Trovare uno spazio, sì, appunto. Invece Paolo Stoppa e Rina Morelli l'hanno trovato. Fatto. Secondo te qual è il film più rappresentativo di loro come coppia? Di loro come coppia? Beh, sicuramente Il gatto pardo di Visconti è un film dove emerge non solo la loro bravura, ma anche la loro dedizione e la loro proprio voglia di lavorare insieme. Infatti, si in vede quel proprio film, lì. Sì. In quel film spesso molti non ci fanno caso a loro due come attori, perché ovviamente c'erano Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, però se uno se lo va, io l'ho rivisto molte volte quel film, uno si accorge anche della loro grande capacità interpretativa. È vero, uno alle volte non ci pensa, non si sofferma più sugli altri attori, però giustamente dici lì si può vedere meglio. Quindi una lunga carriera, come attori, sia come doppiatori, sia dal punto di vista teatrale. Teatrale, sì, anche sceneggiati televisivi. Anche come i Buddenbrook. Ah, i Buddenbrook, appunto, loro recitano i Buddenbrook e anche nel film anche basato su Alvaro Reis, il celebre falsario portoghese. Appunto, sì, quello è un film anche che è molto ricordato come sceneggiato televisivo, gli sceneggiati televisivi che di solito passano in secondo piano rispetto ai film veri e propri. Però all'epoca gli sceneggiati televisivi erano veramente quasi come film, vero? Sì, erano quasi come film, soprattutto anche, me ne ricordo uno, negli anni 60, Vita col padre e con la madre, in cui appunto loro interpretarono Carlo Dei, i protagonisti, e Vinny, in questo film appunto che non era un film appunto da andare a vedere al cinema, ma la gente fu molto sorpresa alla loro interpretazione, tanto che aumentò proprio la visita di questi programmi
sui canali della televisione italiana. Che poi all'epoca la televisione italiana... infatti era molto... non è come oggi, no, certo. No. Infatti loro, diciamo, sono stati capaci di recitare in tutti i campi. Non è da tutti, perché spesso magari o sono attori cinematografici o teatrali. Sì, poi la bravura dell'attore sta, secondo me, nel saper mantenere costante la loro recitazione e non lasciarsi appunto... distrarre, per esempio recitando contemporaneamente sia in uno spettacolo teatrale, anche impegnativi come per esempio testi di Shakespeare che non sono facili da interpretare, o di Chekhov come abbiamo detto, e allo stesso tempo recitare in film appunto cinematografici di successo, come accanto a proprie vere e proprie star, quindi mantenendo sempre salda la concentrazione e la loro personalità, che non è mai stata messa in ombra, benché hanno lavorato con grandi attori, comunque si sono sempre differenziati sempre per le loro abilità recitative straordinarie. E quindi anche come doppiatori, tu mi hai detto prima, hanno avuto un grande... Sì, come doppiatori Paolo Stoppa, come ho detto precedentemente, ha prestato la voce a Kirk Douglas e Fred Astaire e è diventato il loro doppiatore principale. Quindi, addirittura? Sì, mentre ci sono doppiatori che hanno girato qualche film ma che hanno la loro professione principale in questa loro arte, come per esempio Gualtiero De Angelis che doppiò tutti i film di Cary Grant, loro invece riuscirono anche a doppiare grandi attori e allo stesso tempo anche a recitare in film di successo. È che non è facile mantenere questo livello alto in tutte le branche, diciamo, artistiche del cinema, del teatro, del doppiaggio. Ed è anche molto curioso vedere come affezionarsi, no, alla voce di un personaggio, perché molti spettatori italiani si affezionarono proprio alla voce di Kirk Douglas, come oggi molti italiani sono affezionati alla voce di Pannofino quando doppia George Clooney. Con l'identificare il doppiatore con l'attore, quindi un esempio di grande poi successo del doppiaggio in definitiva. Sì. Quindi un esempio già all'epoca di grande professionalità. Io ti ringrazio, Valerio, ci hai dato tantissime informazioni interessantissime e spero di vederti presto. Anch'io a voi. Grazie. Alla prossima puntata. Alla prossima.